riapre nuovamente alla sinistra, che cosa? Appoggiando il referendum sul divorzio. Che cosa succede nel 74? Kissinger minaccia Moro in America e gli dice che potrebbe avere conseguenze anche personali se non smette con questa sua politica. Tanto si spaventa Moro che addirittura si sente male, rientra anticipatamente dal viaggio negli Stati Uniti e la moglie riferirà che addirittura ha pensato di lasciare la politica. Questo al processo lo riferisce la moglie? Lo riferisce agli atti. E che cosa succede? Golpe sogno. 1978, Moro è l'unico che accetta la mano tesa di Berlinguer per il famoso compromesso storico. Che cosa succede? Quello che Giuseppe De Luzzis chiamerà nel libro che è uscito l'anno scorso per il trentennale il golpe di Via Fani. Quali sono le anomalie nel golpe di Via Fani? Innanzitutto la modalità con cui si muove la scorta, perché pare che non avessero le armi in pugno, addirittura le pistole nel cassettino, e si parla di una mitraglietta nel baule. Questa non è una modalità di trasferimento quando tu hai l'uomo da proteggere, tanto più questa che è Moro è una modalità quando non c'è l'uomo. Bravo. Tanto più che Moro aveva assolutamente paura, tanto da chiedere un'auto blindata. Era stato minacciato pesantemente. Poi chiede i vetri antiproiettili. Dovrebbe avere la scorta di primo livello con macchina davanti e macchina dietro, no? Esatto. Chiede vetri antiproiettili e l'auto blindata, eppure la scorta non è preparata. Seconda cosa anomala della strage di Via Fani: vengono ritrovati 96 bossoli. Probabilmente i colpi sparati sono molti di più. Vengono uccisi tutti quelli della scorta e Moro resta illeso? Ma come? Nel G8 basta che Placanica spari un colpo che viene deviato in 3.000 e uccide una persona, 96 colpi, una pioggia di fuoco e Moro rimane illeso? Qualcosa non va. Ma ci sono due dati più importanti ancora. Terzo dato, l'attentato avviene quasi alle 9 del mattino nel centro di Roma, perché siamo vicino a Via Trionfale, siamo in Via Fani. In un giorno feriale, tutto deve avvenire in un pochissimo tempo, non si deve perdere neanche un secondo. Avviene, bloccano la macchina, comunque diciamo che eliminano o rendono inoffensivi gli uomini della scorta, hanno già Moro e un brigatista si attarda per accertarsi che gli uomini della scorta siano morti, tre sono gravemente feriti e gli dà il colpo di grazia. Perché? Cosa non devono dire gli uomini della scorta neanche a chi si avvicina prima che arrivino le ambulanze? Perché perdi del tempo per dare un colpo di grazia agli uomini della scorta? In una situazione dove i secondi sono preziosissimi, preziosissimi. Ma c'è un dato che è ancora più importante. Moro nei suoi 55 giorni di prigionia scrive a tutti, ai colleghi di partito, alla moglie, si rivolge al Papa, al suo padre confessore. C'è la Pasqua, l'ultima lettera è praticamente un testamento, Moro sa che starà morendo, tant'è vero che si commiata da tutti i componenti della famiglia. In tutte le lettere che ci sono arrivate Moro non fa un solo cenno alla scorta. Attenzione, gli uomini della sua scorta gli sono stati trucidati sotto gli occhi. Sotto gli occhi. Quando tu hai una scorta, è un rapporto familiare, dopo un po' sono persone di famiglia. Li hai visti trucidati sotto i tuoi occhi, non fai un cenno a loro, alle famiglie? Qualcuno dice, ma probabilmente ne ha parlato nelle lettere che non sono state trovate. Troppo comodo. Troppo comodo e non è credibile, perché avrebbe dovuto ricordarli in occasione della Pasqua. E soprattutto nell'ultima lettera, in cui praticamente è un testamento, un cenno agli uomini della tua scorta, che hai visto trucidati sotto i tuoi occhi, lo fai. Allora la domanda seria da porsi è, signori, ma Moro era davvero in Via Fani? Quindi tu hai l'ipotesi che Moro non fosse in quell'auto, in quel frangente? Assolutamente. Perché? Perché tutte queste anomalie che non hanno trovato giustificazione e non trovano giustificazione nella realtà ufficiale possono essere spiegate col fatto che Moro non era in Via Fani e non era in quell'auto. Quindi possiamo presumere che fosse già stato sequestrato poche ore prima, sì, il giorno prima? Secondo me se è stato sequestrato è stato sequestrato prima, non il giorno prima ma almeno nella chiesa. E allora si spiegherebbe perché gli uomini della scorta, perché nonostante quella pioggia di fuoco infinita Moro sia rimasto illeso, cosa poco credibile, perché qualcuno del comando si sia attardato a dare il colpo di grazia agli uomini della scorta, perché a quel punto anche il passante che si fosse accostato a quest'uomo aspettando i soccorsi, seppur ferito a morte, avrebbe potuto dire avvertite Moro
che non deve muoversi, come avvertite Moro, se Moro in auto avrebbero potuto dire questo, e si capisce perché Moro non faccia un solo cenno agli uomini della scorta, perché Moro probabilmente non ha mai saputo che gli uomini della scorta erano stati trucidati. Questa è una spiegazione plausibile di tutte queste anomalie che non sono mai state spiegate, tantomeno dai terroristi. Certo. Senti Solange, e il fatto, i collegamenti con la CIA, collegamenti che per esempio Franceschini fa accusando esplicitamente Mario Moretti di essere collegato alla CIA, Mario Moretti che ricordiamo era capo delle Brigate Rosse all'epoca del sequestro Moro, ma non solo capo delle Brigate Rosse, ma capo del comando operativo del presunto sequestro Moro, a questo punto presunto, e la testimonianza della moglie di Moro che in processo accusa Kissinger, che notoriamente era il collegatissimo alla CIA, tutti questi riferimenti cosa ti fanno dedurre? O cosa tu deduci? Ma io ritengo che ci siano forti anomalie che possono essere spiegate in altro modo. I collegamenti con la CIA in Italia ci sono stati, ricordiamo Gladio. Gladio in realtà nasce da un accordo assolutamente incostituzionale dei primi anni 50, siglato tra il capo dei nostri servizi segreti di allora, che si chiamavano SIFAR, e la CIA, in maniera incostituzionale perché c'era un Parlamento e nessuno ha mai saputo niente di Gladio sino a che non è uscita fuori negli anni 90, e questa struttura Gladio aveva dei collegamenti strettissimi con la CIA. Addirittura questo servizio segreto, che aveva creato addirittura dei dossier falsi a scopo ricattatorio, come venne poi stabilito dalla commissione d'inchiesta di allora, venivano poi inviati a Napoli e da qui dati alla CIA, quindi c'era un rapporto strettissimo. Si parla in Italia di strategia della tensione, ovvero di quella famosa operazione Caos, che era l'operazione della CIA, per cui si dovevano infiltrare delle organizzazioni di estremisti per egemonizzarle e strumentalizzarle, così da compiere atti terroristici e diminuire il consenso popolare in quelli che erano i partiti anti-americani, che in Italia erano rappresentati dal Partito Comunista. Certo, un po' quello che poi Cossiga ha confessato candidamente qualche anno dopo, quando disse che quando c'erano le manifestazioni in piazza, disse ai poliziotti, quando fece apologia di reato, dicendo ai poliziotti infiltratevi e fate reati in modo che poi potete bastonare i manifestanti. Questo agli atti dei processi, agli atti delle commissioni stragi c'è. Ci sono queste cose, ci sono quando queste tu parli di agenti provocatori, si chiamano agenti provocatori, che vengono messi all'interno delle manifestazioni per far scoppiare dei tafferugli che poi possono essere anche molto gravi, in realtà per strumentalizzare manifestazioni o il consenso. Non solo sono sempre esistite, ci sono le prove in passato, ma probabilmente continuano ad esistere ancora. E proprio in questi giorni in Val di Susa stanno infiltrando questi agitetrop, no? Come cinque anni fa, quando... Cioè questo non è, questa è una modalità che io ho oggi su Val di Susa, è possibile, non ho le prove. Ma in passato prove ce ne sono, basta leggere atti di processi, atti di commissione. Ma come mai questi atti di processi non li legge mai nessuno, quando poi carta canta? Ma non li legge mai nessuno perché chi ha la fortuna e riesce a procurarseli, anche se scrive qualcosa, non viene poi pubblicato. Quindi siamo al solito questione, chi comanda i media comanda, certo. Comanda tutto. Assolutamente. E i media poi sono a fin dei conti in mano a... Però al di là dei media, quello che si deve capire è che il telespettatore, l'uditore, la popolazione, a volte alcuni inganni può scoprirli semplicemente facendosi delle semplici domande. Cioè quello che io vi ho detto prima, perché in 55 giorni con tutte le lettere che scrive Moro questo non fa un cenno agli uomini della scorta? O è un mostro, ma non pare dal tenore delle lettere di Moro di poter ritenere che fosse un uomo che non ci tenesse. O qualcosa di strano ci deve essere, e non si può credere alla versione ufficiale che dice sì, Moro probabilmente ne ha parlato nelle lettere che non abbiamo trovato, perché a questo punto si può dire tutto il contrario di tutto facendo così. Moro scrive un sacco di lettere,
fa addirittura un testamento e non fa un solo cenno agli uomini della scuola. Alcune allora, pubblicate in diretta. Anche, anche se il giornale non te lo pubblica, riappropriamoci della capacità di domandarci dei perché. Ti faccio un altro esempio molto banale, pure sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo le Brigate Rosse che come simbolo hanno scelto la stella a 5 punte dentro il cerchio. Nel 1970 viene fuori un movimento di estrema destra che si chiama Movimento Armato Rivoluzionario di Carlo Fumagalli, che fa i primi attentati in Valtellina e fa i volantini di rivendicazione. Questi volantini di rivendicazione avevano come simbolo la stella a 5 punte dentro il cerchio. Un movimento di estrema destra sceglie come simbolo il movimento a 5 punte dentro il cerchio. Carlo Fumagalli verrà segnalato come persona in contatto con i servizi segreti. Durante la sua latitanza a Milano avrà rapporti continui con i carabinieri. Va bene. Due anni dopo, pochi anni dopo, le Brigate Rosse decidono di costituirsi e prendono lo stesso simbolo di un movimento di estrema destra. È strano, è vero, uno dirà la stella a 5 punte dentro il cerchio, c'è intanto. Sì, però se sono un movimento di estrema sinistra, magari, visto che ci sono già stati dei volantini con lo stesso simbolo, posso scegliere uno diverso. Ma non è ancora questa la domanda clou che si deve fare in qualsiasi cittadino. Si deve domandare perché due movimenti, uno di estrema destra e uno di estrema sinistra, che hanno deciso di dichiarare guerra allo Stato, perché questo è. Sono due movimenti che hanno deciso di dichiarare guerra allo Stato. Entrambi i movimenti scelgono come simbolo quello della Repubblica Italiana? Perché il simbolo della Repubblica Italiana è una stella a 5 punte dentro un cerchio. Allora, è curioso, no? Vedete come a volte anche solo a osservare le cose, a guardare quello che abbiamo sotto, a riappropriarci della capacità di domandarci dei perché, si possono scoprire tante cose. Allora, non ipotizzando che abbiano scelto quel simbolo alla leggera, perché anche noi quando dobbiamo scegliere il simbolo per la nostra società o il nome alla nostra barca ci pensiamo settimane, e non è il simbolo di un movimento armato che vuole dichiarare guerra allo Stato. Perché hanno scelto quel simbolo? E soprattutto quel simbolo cosa doveva comunicare a chi? Doveva comunicare a qualcuno chi erano veramente? È possibile, no? Alessio Di Benedetto, dopo queste esternazioni su Lance Manfredi, cosa vuoi aggiungere, commentare? Non vuoi farci l'imitazione di Hitler, vero? No! È difficile commentare. Avevo già sentito questa versione, non con questi particolari che Solange ci ha detto poc'anzi. Sapevo di queste incongruenze, un mio amico giudice di Roma me le aveva spiegate ed io ero rimasto esterrefatto. Quello della mitraglietta? Sì, delle mitragliette, perché lui la prima cosa che mi disse: hai provato a sparare con una mitraglietta? E io dissi no. Guarda che quando spari con una mitraglietta non colpisci il bersaglio, colpisci tutto ciò che c'è intorno. Perché c'è un tremore. Perché è un tremore, spara un colpo dietro l'altro e in pratica fai una strage. Magari se vuoi colpire anche l'obiettivo riesci pure a colpirlo, ma nel Quindi tu dici come hanno fatto a beccare quattro della scorta e non moro. Esatto, e non moro, perché moro non c'era. Quella mattina era già stato sequestrato precedentemente e quella era stata una messa in scena. Ecco, a questo punto mi chiedo perché abbiano fatto la messa in scena. E lo chiedi guardando Solange. Perché hanno fatto la messa in scena? Questo mi sono chiesto poi. Per un bisogno forse... Capire il perché abbiano dovuto sentire la necessità di uccidere e trucidare quattro persone è sempre difficile darvi una risposta. Sicuramente se... Come si dice, la strategia della tensione rientrava nell'operazione caos, era strumentale assolutamente nel creare una situazione di allarme. Un sequestro così cruento è più strumentale che un sequestro non cruento. Assolutamente, assolutamente. Anche perché avrebbe posto troppe domande un sequestro non cruento con una persona come Moro che può essere portata via così. E allora la scorta e allora la protezione non c'è, allora lo Stato l'ha lasciato disarmato. Invece così. Scusa, ai giorni nostri un tartaglia qualsiasi si può avvicinare a Berlusconi con la sua scorta che si apre come Mosè nelle acque. Appunto. Come diceva Gioacchino Genchi in questo periodo, che è impossibile. E quindi a quell'epoca invece sarebbe andato molto strano. Ma in Italia c'è una grande capacità
degli italiani a credere all'incompetenza. Dell'escort possono entrare a Palazzo Grazioli per incompetenza. Perché? Perché noi italiani con l'incompetenza giustifichiamo tutto. L'importante è colpa, sì, è una grande colpa, l'importante è che non ci sia il dolo. E quindi anche le cose più gravi, basta che una persona dichiari che sì, effettivamente c'è stata un po' di incompetenza, c'è stata sicuramente una colpa, e per l'italiano va tutto bene, giustifica tutto. Anche Moro, sparirono tutti i verbali dei comitati crisi, non si sa, certo, si assunse la colpa di quella gestione del sequestro Moro, una persona come Cossiga, che si dimise per questo, ma non gli ha impedito di diventare Presidente della Repubblica. Cossiga, che peraltro anni prima era stato quello che aveva messo il segreto di Stato sul tentato golpe Piano Solo, dichiarando poi in commissione stragi, dove non è possibile mentire, lo ricordiamo, si può secretare la seduta, ma non è possibile mentire, dichiarando che gli omissis che aveva messo su quei documenti... Commissione stragi è una commissione che fa il Parlamento. È una commissione che fa il Parlamento per indagare su dei misteri. Che ha gli stessi poteri di un giudice inquirente. Di più, perché non si può opporre nessun tipo di segreto, bisogna dire le cose come stanno. E visto che si diceva che nel sequestro Moro c'era ancora qualcosa riguardo proprio il SIFAR e quel famoso Piano Solo, la commissione chiese a Cossiga, a cui all'epoca era stato dato il compito censorio, cioè ricordiamolo, dopo il golpe Piano Solo e dopo lo scandalo che ne seguì, venne formata la commissione d'inchiesta Bolchini per vedere se effettivamente c'era stato un tentato colpo di Stato nel 64. La commissione venne istituita nel 69. Il governo pose il segreto di Stato, la commissione chiese i documenti e venne dato incarico al giovane Cossiga di coprire con gli omissis i documenti prima di farli arrivare alla commissione. La commissione Bolchini, avendo ricevuto i documenti che erano praticamente tutti coperti di omissis o quasi, si concluse con un quasi nulla di fatto. Dopo il sequestro Moro, visto che era rimasto il dubbio su cosa fosse stato veramente coperto su quei documenti, chiesero a Moro che cosa aveva coperto e in commissione sul rapimento Moro lui disse niente di particolare, le cose previste per legge, se c'è ad esempio il capitano si copre il nome. Quando nel 1990 il segreto di Stato sul tentato Piano Solo verrà rimosso, si scoprirà che il giovane Cossiga aveva coperto reati gravissimi, aveva coperto un tentato colpo di Stato, aveva coperto un dossieraggio illegale fatto dal SIFAR dell'epoca, con notizie in questi fascicoli che si estendevano a familiari della persona illecitamente intercettata, pedinata, ma soprattutto che c'erano anche notizie false di carattere personale, quindi di nessuna utilità per la difesa della nazione, ma utilissima a scopo ricattatorio. Aveva coperto il fatto che i servizi segreti avevano lavorato per terze persone estranee all'amministrazione. Aveva coperto reati gravissimi, ma questo non ha impedito assolutamente fosse eletto Presidente della Repubblica. Quindi, allora in Italia basta dire mi dispiace, mi sono sbagliato. Quindi quando coprì i reati di Cirillo Cattelli era proprio il minimo che aveva fatto. In Italia basta dire mi dispiace, mi sono sbagliato e viene tutto perdonato, anche le cose gravissime, perché sono cose gravissime. Allora, visto che si sa che in Italia basta dire mi dispiace, non volevo, ma ho dimostrato un'incompetenza degna di non so chi, allora tutti si nascondono dietro questa cosa, sono tutti incompetenti, non se ne erano accorti, forse mi è sfuggito qualcosa, ti è sfuggito qualcosa, perché va tutto bene, quindi questa è come se ci fosse una sorta di ipnosi di massa che con due o tre parole chiave come l'incompetenza l'italiano crede a tutto, perché sono cose incredibili, non credibili, però col dicendo ho sbagliato, incompetenza... Però è ipnosi questa, come fa l'italiano a credere a tutto? Sicuramente, l'italiano è stato, l'italiano è da, e lo diremo domani in conferenza, obiettivo, uno degli obiettivi principali della guerra psicologica. E la guerra psicologica ha determinate regole da seguire. Cioè una cavia mondiale. Non è una cavia, è l'obiettivo di questa guerra psicologica che da noi è combattuta da tantissimi anni, di cui noi siamo le vittime
inconsapevole di tantissimi anni, di cui il popolo italiano ormai non si rende più conto di quanto in realtà sia vittima di questa guerra. Ma non è solo il popolo italiano, il popolo di tutto il mondo. Basta pensare all'autoabbattimento delle due torri, le Twin Towers. I miei colleghi in conservatorio mi hanno chiesto: ma come pensi un fatto del genere? Come abbiano mai potuto gli americani autoabbattersi le due torri? Gli ho risposto io: guarda che non sono gli americani, c'è un governo occulto in nero che muove le fila di tutto il mondo. E gli ho fatto un esempio particolare, perché è inutile stare a parlare lì del 747 che si infila nel Pentagono, che è praticamente impossibile, perché se pensi a un 747 che vola a 20 metri da terra si porta appresso palazzi, tetti, tir e automobili. No, non mi sono appuntato su questi fatti, gli ho raccontato solo la parte finale. George Bush, W. Bush, sta facendo un incontro con i bambini delle scuole elementari, la guardia del corpo gli si avvicina e gli dice: signor Presidente, è avvenuto un fatto gravissimo, c'è stato un attacco terroristico alle Twin Towers. George Bush risponde: what is the first or the second plane? Che cos'è, il primo o il secondo aereo? Mentre leggeva un libro all'incontrario. Mentre, appunto, questa è la prova oggettiva che era già stato tutto programmato. Quindi non è questione dell'italiano, è una fatto... PNL mondiale, una programmazione neurolinguistica. Esatto, ma se tu ai tuoi colleghi laureati in una materia poi molto tecnica come la musica, gli chiedi la spiegazione di come il Palazzo 7, cioè la terza torre, perché sono tre le torri crollate, sia potuta cadere a una distanza lontanissima dalle altre due torri, cosa ti risponderanno mai questi colleghi? Cioè partono sempre dalla... presupposto che noi siamo governati da persone diligenti che seguono un'etica personale che va a favore della popolazione e della democrazia. Non hanno capito che dietro c'è appunto questo imbroglio di governo mondiale che invece tende alla distruzione ormai della democrazia. E sì, che mette i famosi omissis, no? Che diceva Solange. Perché omissis... tu ricorderai che la banca centrale una volta non si sapevano chi erano gli azionisti e il Senato metteva gli omissis sugli azionisti per la famosa grande truffa, perché parlavamo prima degli anni 69, la strage di Piazza Fontana, è proprio l'anno in cui non viene più emessa la carta moneta da 500 lire emessa senza debito dalla zecca di Stato, ma viene emessa dalla banca centrale Banca Italia col debito, quindi questo famoso debito creato dal signoraggio monetario. Sì, c'è un altro caso che forse fa, che spiega quello che mi stai chiedendo, e cioè l'assassinio John Fitzgerald Kennedy, che l'anno prima di essere assassinato aveva emesso 40 miliardi di dollari dalla zecca di Stato senza, appunto, senza debito. Senza debito, tra l'altro aveva anche emesso un decreto, il decreto 1110 se mi ricordo bene, 11110, che vietava appunto a Rothschild della Federal Reserve di continuare ad emettere denaro a debito, ecco perché poi John Kennedy fu assassinato. Se pensiamo alla favoletta che ci hanno raccontato di Lee Oswald che spara dalla biblioteca, parte il proiettile magico che colpisce John Kennedy alla nuca, che poi fuoriesce dal davanti, che va a colpire il cruscotto, poi rimbalza, colpisce il governatore del... Una palla di biliardo. Una palla da biliardo, insomma, che, alla quale tutti gli americani hanno creduto nel caso Warren. Se non fosse stato Jim Garrison a riaprire il caso e a dimostrare che invece questo non era possibile, che c'erano stati almeno tre punti di fuoco, uno rappresentato molto probabilmente dall'FBI, un altro dalla mafia, e un terzo gruppo di fuoco, perché solo in maniera incrociata così il terzo gruppo di fuoco molto probabilmente era rappresentato dai controrivoluzionari cubani, ecco che si viene a spiegare la morte di John Kennedy, il cervello che sparisce, l'autopsia che viene fatta da medici già preparati a fare quel tipo di autopsia,
Il corpo che viene subito messo nella bara e spedito. E il decreto esecutivo 11.111, attualmente in vigore, mai più nessun presidente ha mai usato neanche il tanto acclamato Obama, no? Quello che Grillo dice essere il presidente venuto da internet, quando in realtà sappiamo che Ron Paul è quello che era acclamato in internet, che Ron Paul attaccava la Federal Reserve, e invece questo Obama chi è che lo finanzia? Sì, in effetti Obama si era presentato come il presidente rivoluzionario, diceva nel suo programma presidenziale di voler chiudere Guantanamo, di voler ritirare le truppe dall'Afghanistan e altre cose. Tutto questo non è avvenuto, le truppe addirittura le stanno aumentando in Afghanistan. Tanto gli spettatori aumentano. C'è anche Gnoma.